Ed eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti in diretta sulle Fonti TV, sono esattamente le 14.30 e non solo, prosegue le Fonti Asset Management TV Week in questo segmento dedicato appunto agli approfondimenti legati all'asset management, parleremo del ruolo e le decisioni dei grandi investitori, come l'attività delle istituzionali si integra nella catena dell'asset management. Vado subito naturalmente a presentarvi i nostri panelist, parto con la donna Elisa Ori, Head of Wholesale and Institutional Sales BNP Paribas. Buon pomeriggio, ben ritrovata. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei per essere con noi, naturalmente buon pomeriggio anche a Sergio Carfizzi, Direttore Generale Fondo Pensione BCC. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Siamo in compagnia anche di Aldo Gentile, Fondazione Finanza, Funzione Finanza Biblos. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito. E David Galliano, Direttore Generale Foncer, buon pomeriggio anche a lei e la ringrazio naturalmente per essere con noi. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Ecco, durante nel corso di questa tavola rotonda approfondiremo più argomenti, vorrei partire con lei Ori, il ruolo dei grandi investitori è sicuramente quello di proteggere il capitale, ma se c'è una cosa che abbiamo che ci ha insegnato la pandemia è quella che spesso la miglior difesa è appunto l'attacco. Quali sono i settori e le aree che possono dare un sostegno alle performance, ma naturalmente con occhio sempre al hedging, ovvero alla protezione del capitale? Come si trova, ecco, questo equilibrio? Ma cosa domanda molto difficile in questi tempi. Comunque inizierei col dire che i mercati globali hanno sempre avuto bisogno di volatilità per creare opportunità di investimento, ma troppa volatilità o troppo poca possono creare un impatto sulla stabilità e sui rendimenti. Nel 2021 e iniziando nel 2020 abbiamo il nostro, di fatto il mondo si trova a trovare ad affrontare molte incertezze che sta gestendo, e l'unica cosa inesorabile è che il cambiamento è costante. Se pensiamo ad esempio all'industria farmaceutica, vediamo che da essere accusati di fare cartelli sui prezzi si sono trovati a produrre senza fini di lucro i vaccini per cercare di debellare la malattia. Altra cosa, ad esempio, nel settore tecnologico il lavoro sta subendo importanti cambiamenti e le aziende stanno facendo in modo di, anche una volta che si ritornerà alla normalità, trovare delle modalità di lavoro meno costoso, no, per le aziende. In questo contesto quindi direi che è possibile trovare diversi spunti e diversi temi di investimento. Noi come BNP Paribas Asset Management abbiamo approfondiamo e investiamo su molti di questi trend, come la transizione energetica, il ripristino del capitale naturale, la tecnologia, ma non è facile individuare, per tornare alla sua domanda, degli investimenti che siano conservativi dal punto di vista della volatilità, soprattutto in una fase di mercato come questa, dove di fatto i tassi sono storicamente molto bassi e le banche centrali non accennano, nonostante qualche fiammata sull'inflazione, ad alzare i tassi. Per noi un'opportunità interessante, ed è quello che vediamo fare a molti investitori istituzionali, inclusi i fondi pensione, è offerta dal debito infrastrutturale. Sappiamo quanto i governi occidentali, la comunità europea con Next Generation, con il Green Deal, ma ora anche l'amministrazione Biden con oltre 2,3 trilioni di dollari in infrastrutture, stiano investendo in questo e quindi di fatto ci aspettiamo che nei prossimi anni il programma americano prevede investimenti per 8-10 anni e ripagare un pagamento in 15 anni. Ci aspettiamo che questa asset class faccia molto bene per un investitore di lungo periodo. Dà modo di avere dei rendimenti costanti, dei coupon che servono poi a pagare le pensioni, nel caso specifico. È stato un asset class molto resiliente, direi, perché nel 2020 ha fatto molto bene. Chiaramente ci sono stati settori vincenti e settori vinti, penso ad esempio al trasporto aereo che, come ben sappiamo, ha avuto dei grossi problemi, così come le autostrade per via del lockdown, e invece settori come quello della banda larga, della transizione energetica, che hanno fatto tanto bene.
però crediamo che qui veramente ci sia tanto spazio e oltre ai settori, alle geografie, c'è anche spazio per la struttura del capitale, quindi possiamo avere delle emissioni senior o delle emissioni più junior come tranche che hanno un rischio un pelino più elevato ma beneficiano della stessa resilienza. Quindi direi che l'investimento infrastrutturale è sicuramente un investimento adatto a questo contesto. Tra poco, infatti, ciò che abbiamo capito sinora è che la sostenibilità è una parola chiave, o almeno lo sta diventando sempre di più. Prima naturalmente di focalizzarci sulla sostenibilità, vorrei sentire naturalmente anche gli altri partecipanti che cosa ne pensano di questo equilibrio tra comunque performance e nello stesso tempo hedging, ovvero la protezione dei propri portafogli. Cara Fizzi. Ma diciamo che oggi più che mai è importante portare avanti un discorso di diversificazione. Diversificazione nell'ambito della nostra asset allocation strategica, ma in modo particolare a cascata sull'asset tattica, ovvero sì andare a individuare delle tipologie di asset class in grado di sostenerci nell'ambito della diversificazione per l'appunto. Quando un fondo pensione deve portare avanti degli obiettivi, non deve dimenticare ovviamente quella che è la sua mission, ovvero sia di garantire ai propri iscritti una previdenza complementare al momento in cui verranno maturati tutti i percorsi, no, legati alla posizione previdenziale all'interno del fondo pensione. E come si fa a raggiungere appunto questo obiettivo? Nel tempo, perché oggi viviamo una fase particolare, magari tra qualche anno ce ne sarà qualcun'altra, quindi l'obiettivo del fondo è quello di garantire questa costanza di comportamento nel tempo. E quindi come si fa? La diversificazione. E quando parlo di diversificazione, al di là del concetto classico, accademico del termine, io mi riferisco in modo particolare ad ampliare la rete degli investimenti, non soltanto sul mercato classico finanziario, ma anche in quello che noi definiamo mercato decorrelato, ovvero sia mercato non collegato all'attività finanziaria tradizionale. Quindi mi riferisco al private equity, mi riferisco al private debt, alle infrastrutture, mi riferisco al fotovoltaico, cioè tutte quelle tipologie di asset che un tempo avevano un ruolo secondario e oggi sono sempre più importanti, anche perché tra l'altro danno la possibilità ai fondi pensione di sostenere la cosiddetta economia reale. Tuttavia, un ulteriore importante aspetto che va sottolineato è che nell'ambito di questa strategia di investimento diversificata, i fondi pensione non possono non prendere in considerazione anche la componente ESG. Quindi un discorso di investimenti diversificati e sostenibili. Questo, diciamo, è la mission che oggi ogni fondo deve portare avanti, appunto per garantire il massimo risultato alla distanza. E questa è la strada intrapresa. Tra l'altro ricordo che noi fondi pensione abbiamo dei limiti normativi, nel senso che non possiamo nel decorrelato investire come e quando vogliamo. Abbiamo dei limiti soprattutto patrimoniali che dobbiamo rispettare e quindi c'è veramente un compito arduo il nostro per coniugare tante esigenze, ripeto, finalizzate tutte al raggiungimento di quell'obiettivo primario, ovvero sia garantire la previdenza complementare appunto ai nostri iscritti. Prima di tornare, anzi, prima di focalizzarmi sulla sostenibilità, vorrei tornare velocemente da Ori, giusto per chiedere quali sono le migliori strategie e soluzioni che secondo voi naturalmente possono andare incontro a questa fondamentale esigenza degli investitori istituzionali, cioè questo equilibrio di cui stavamo parlando. Sì, allora, oltre a quello che ho detto, e mi trovo assolutamente d'accordo col dottor Carfizzi sulla necessità di diversificare e decorrelare, abbiamo parlato entrambi di infrastrutture. Io penso onestamente che un'altra cosa importante, lo vediamo tantissimo nei fondi pensione di altre nazioni, ma iniziamo a vederlo anche in Italia,
che di fatto con questi movimenti di mercato così repentini ci sia l'esigenza proprio dei fondi pensione e dei board che li rappresentano di coprire la quota di attivi rischiosi e comunque di valutare programmi di risk overlay che vadano in qualche modo ad attutire eventuali importanti discese di mercato. È chiaro che non è facile questo perché chiaramente c'è sempre un costo di opportunità, no? Quindi io vado a coprire la parte rischiosa dei miei attivi dove non necessariamente sono soltanto le azioni ma anche potenzialmente la parte di credito, le obbligazioni, il rischio di cambio e così via. Allo stesso tempo nel momento in cui il mercato scende sono protetta, ma se il mercato risale in maniera abbastanza repentina non riesco a riprendere quella salita. E questo effettivamente, se guardiamo al movimento di mercato del 2020, è successo, nel senso che noi in un mese abbiamo visto il mercato crollare e poi risalire in maniera molto importante. Prima chi fa e chi faceva questo tipo di coperture di fatto lo faceva o con le opzioni oppure utilizzando dei future. E ognuna delle due cose ha i pro e i contro, no? Perché da un lato il future è poco costoso, le opzioni costano molto di più, però il future non ti permette di risalire. Quindi io direi che i tre elementi fondamentali per valutare queste cose sono l'efficacia, quindi quanto una strategia effettivamente riduce l'esposizione al rischio che voglio, l'efficienza economica, che costi implica, sia costi effettivamente di copertura che costi di opportunità, e poi il profilo di rischio. E chiaramente tutto ciò deve essere visto con il cliente, perché ogni fondo pensione, ogni investitore ha le sue esigenze. Quello che gli ingegneri finanziari hanno fatto, proprio per il tipo di caduta e risalita che c'è stata lo scorso anno, è quello di lavorare a un sistema misto, quindi utilizzare la vendita di call option per coprire il floor, diciamo, e allo stesso tempo dei future per riprendere il mercato. Come dicevo prima, questo però deve essere, non esiste una soluzione ottimale, ci impegniamo e il nostro suggerimento è quello di disegnare insieme al cliente, tenendo conto di vincoli statutari, di obiettivi di rischio, composizione del portafoglio da proteggere e così via. Ecco. Parliamo di sostenibilità, un tema che naturalmente negli ultimi anni ha suscitato tante riflessioni alla luce anche dell'introduzione della normativa europea sugli investimenti sostenibili. Qual è l'approccio di un fondo pensione in tal senso? Parto con lei, Gentile, e poi sentiamo anche David Galliano. Sì, per quanto riguarda di sicuro i fondi pensione sono stati intaccati da queste due normative che hanno riguardato gli aspetti ESG. Una è la IORD2 che ci chiede di monitorare i rischi ESG del portafoglio, l'altra è la Shareholder Right Directive 2, ci chiede in qualità di azionista di rendere pubblico qual è l'approccio del fondo pensione appunto nei confronti delle società sottostanti che vengono detenute all'interno dei nostri portafogli. In merito a questo tutti i fondi pensione sono stati chiamati a divulgare dei documenti e a rendere pubblici sui loro siti internet. So che molti fondi pensione sono andati nella strada dell'explain, ovvero di dichiarare il motivo per cui non si è andati incontro alla normativa, e conosco qualche fondo, come tra l'altro anche noi, dove non siamo totalmente compliant alla normativa di riferimento alla shareholder right, ma adottiamo il principio di partial comply. Partial comply perché? Perché noi riteniamo che noi siamo un fondo ancora tuttora piccolo, siamo un fondo composto da 8 unità, e per poter svolgere molto bene questa attività naturalmente servono risorse e competenze interne che attualmente stiamo cercando di incrementare. Quindi per questo il fondo si è dotato di un documento che è già pubblico sul nostro sito, dove abbiamo unificato le due normative, quindi sia la IORD2 che la Shareholder Right. Abbiamo cambiato un po' tutte le convenzioni con i nostri gestori, dove ad oggi tutti i nostri gestori utilizzano dei filtri SRI all'interno delle loro gestioni, soprattutto sulla parte azionaria. E poi in qualità di investitore ci facciamo carico di fare d'ora in poi di avere uno scoring ESG del nostro portafoglio, e in base allo scoring ESG che viene fuori dalla nostra analisi, iniziare delle iniziative di engagement nei confronti delle società più problematiche all'interno del portafoglio. Ecco, in questa normativa noi abbiamo tenuto fuori un po' il diritto di voto, che è uno step successivo dal nostro punto di vista, in quanto richiede di sicuro ancora molto tempo e risorse appunto del fondo pensione. Poi siamo
siamo favorevoli a eventuali iniziative che possono venire anche da associazioni di categoria, dove tutti insieme poi siamo chiamati ad andare a votare nelle assemblee delle varie società. Galliano, sentiamo anche il suo punto di vista. Sì, salve. No, no, sono d'accordo con quello che insomma diceva il dottor Gentile, come insomma anticipato da lui. Chiaramente la normativa diciamo ha messo un punto su quello che era una questione che diciamo da anni veniva trattata, ovvero quello del tema appunto degli investimenti sostenibili. Diciamo che la normativa ha dato una spinta in tal senso ai fondi pensione in particolare, e anche noi ci siamo dotati diciamo abbiamo aggiornato le convenzioni in tal senso, in particolare nell'ottica di includere all'interno del processo di gestione, in particolare dei gestori con cui, attraverso i quali diciamo, effettuiamo gli investimenti, introdurre la valutazione anche dei temi ESG. Negli anni questi fattori sono diventati sempre più importanti. Faccio riferimento alla governance come uno dei principali diciamo, fattori che ha influenzato molti investimenti questi anni. Quindi chiaramente la normativa va soprattutto nell'ottica di ridurre poi il rischio specifico del fondo pensione. Quindi in questo senso per il fondo è fondamentale monitorare quelli che sono i rischi specifici anche da questi punti di vista. Questo poi diciamo è un primo step appunto per i fondi pensione che poi si realizzerà anche sempre di più in una maggiore attenzione anche con una collaborazione sempre più stretta con i nostri gestori per il monitoraggio degli investimenti e per cercare di, come diceva anche Aldo, anche attraverso la politica di voto, influenzare anche quelle che sono le scelte delle società in cui investiamo. Quindi in questo senso il mondo dei fondi pensione sta andando appunto sempre più nella direzione, spinto dalla normativa di monitoraggio e di concezione sempre più ampia diciamo degli investimenti ESG all'interno dei nostri portafogli, anche in considerazione del fatto che chiaramente l'attenzione della normativa porterà sempre di più anche le società investite a cercare di aumentare quella che è la loro attrattiva in questi termini, perché ci sarà anche una tematica di flussi che sempre di più gli investitori andranno verso quelle aziende maggiormente nobilitate dagli aspetti ESG e che quindi avrà anche un beneficio sulla parte, diciamo, di rendimento. Carfizzi, lei è d'accordo o invece la pensa diversamente? No, in linea di massima sono d'accordissimo. Tuttavia, tengo a precisare che tra il dire e il fare c'è di mezzo, come dico io, non il mare ma l'oceano. Perché questa normativa ci è stata catapultata dall'Europa, poi attraverso la Covid, recentemente anche attraverso la delibera del luglio scorso, dell'anno scorso, e è facile sì parlare di strategie di investimento, è facile parlare di recepimento di quelli che sono i documenti che la Covid ci ha imposto ovviamente di elaborare nel rispetto di tempistiche molto, molto stringenti. Ma poi sul campo, cioè in pratica, che si fa? Che si fa? E questo è il problema grosso. Che si fa soprattutto in tempi brevi? È un processo da avviare che richiederà tempi sicuramente non brevi, perché non è soltanto il fondo pensione che deve recepire le norme nel rispetto, ripeto, di quelle che sono le regole che vengono imposte, ma deve tradurle poi operativamente sul campo. E poiché i fondi non operano da soli, ma operano diciamo, di concerto con, ecco, i gestori, con le controparti, nel caso nostro, decorrelate, bisogna portare avanti un processo di allineamento rispetto appunto a quelli che sono, dico per dire, faccio un esempio, ai principi contabili nuovi, i cosiddetti PRI, che devono essere adottati, ma da tutti, affinché anche i risultati poi possano essere controllati in una ottica di omogeneità addirittura.
E quindi diciamo sì, tutto concordo su tutto, però ripeto, i tempi non saranno brevi per fare in modo che poi a regime tutto possa funzionare nel rispetto di quelle che sono le indicazioni che oggi sono sulla carta. Perché oggi tutti i fondi pensione, dovendo rispettare le scadenze, tutti diranno: abbiamo ottemperato a ciò che la legge ci ha imposto di fare, abbiamo rispettato le scadenze, e poi praticamente nel quotidiano bisogna lavorare. E qui il lavoro è lungo, è un lavoro lungo e complesso, quindi non è facile poi realizzarlo in tempi veloci. Per cui vorrei sfatare anche un po' il mito, no? Di ciò che spesso si dice: tutti siamo allineati, tutti siamo coperti, tutti abbiamo rispettato le leggi, ma operativamente che cosa stiamo facendo? E questo è il grosso tema dei fondi pensione. Poi non ci dimentichiamo, che i fondi pensione sono da sempre stati considerati, come dico io, figli di un dio minore, ovvero sia realtà fino a ieri, dove erano pochi gli addetti ai lavori. Oggi siamo stati sommersi da norme, siamo stati sommersi da regole, e quindi stiamo costruendo tutta una grossa impalcatura gigantesca, non dico con i piedi d'argilla, ma sicuramente non con piedi solidi, come per esempio hanno da sempre le banche o hanno per esempio le assicurazioni. E quindi noi stiamo portando avanti anche un grosso processo interno di riorganizzazione finalizzato a rendere sempre più robuste queste radici, per fare in modo che noi possiamo realmente, concretamente, con i fatti, ottemperare a 360 gradi a tutto ciò che significa impatto sostenibile, che cosa significa realmente fare delle strategie di investimento ESG, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, proprio sul tema della sostenibilità vorrei sentire qual è il suo parere, Ori, per quanto riguarda il ruolo dell'asset management e soprattutto come possono aiutare i grandi investitori. Sì, allora io mi trovo molto d'accordo col dottor Carfizzi, nel senso che se c'è una lezione che anche il Covid ci ha dato è che siamo tutti legati a doppio filo, no? Quindi anche in questo mondo lo siamo, perché dal comportamento di ciascuno poi si ha un risultato finale che è il debellare la malattia piuttosto che. È la stessa cosa nel mondo degli investimenti, no? Quindi ognuno deve fare la sua parte, i fondi pensione la stanno facendo, credo che tanti asset manager la stiano facendo. Per quanto ci riguarda, il nostro obiettivo prioritario è quello di assicurare rendimenti sostenibili nel lungo termine per i nostri clienti. E come gestore pensiamo che il minimo che si possa fare è investire contribuendo a quelli che sono gli accordi di Parigi sul clima e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. È un percorso molto lungo, come dice il dottor Carfizzi, che è iniziato con i PRI. Noi siamo tra coloro che hanno scritto i PRI, quindi non solo aderito, ma siamo stati tra i membri che hanno scritto i PRI. Negli anni, quindi da circa 20 anni, abbiamo e stiamo tuttora investendo tantissime risorse, quindi in persone. Abbiamo un Global Sustainability Center formato da 25 persone che diventeranno quasi 40 nel giro di 12 mesi. Abbiamo adeguato processi e individuiamo priorità perché è grande il mondo della sostenibilità, come diceva il dottor Carfizzi, quindi devi anche essere in grado di scegliere per poter far bene. Nel nostro caso, noi abbiamo la nostra Global Sustainability Strategy che si basa su tre E, che sono la transizione energetica, quindi energy transition, l'environment e equality. Su quello che noi possiamo fare, noi abbiamo integrato i criteri ESG in tutti i nostri investimenti. E questo lo abbiamo fatto, ma investimenti e anche mandati di gestione, riuscendo anche a fare il tailor made e personalizzare sulla base delle richieste dei nostri clienti. Siamo in grado, come tanti oramai, di misurare il carbon footprint e pensiamo onestamente, anche per tornare alla shareholder right, che una delle cose dove veramente possiamo dare una grossa mano è il contesto della stewardship e degli esercizi di voto.
Intanto vorrei tornare a parlare delle difficoltà che abbiamo vissuto nel 2020 sia a livello umano ma soprattutto anche a livello economico. Intanto vorrei sentire, dottor Galliano, come avete affrontato quest'anno che è stato difficile, poi purtroppo alcune difficoltà continuano anche nel 2021. Abbiamo chiuso proprio poco fa il primo trimestre, ma come avete affrontato il 2020 e tutte le sfide naturalmente che sono arrivate col Covid e anche post-Covid, probabilmente. Sì, beh, sicuramente il 2020 è stato un anno molto particolare da parte di tutti. Chiaramente abbiamo dovuto affrontare, diciamo, non solo la paura appunto di quello che succedeva, ma anche organizzarci, cercare nuovi modi di lavoro per continuare a garantire poi quella che è l'operatività diciamo, delle nostre società, dei nostri fondi pensione. Quindi in quel senso chiaramente è stato un anno complicato che ci ha costretto però, diciamo, a rivedere alcuni dogmi che avevamo in precedenza. Per quanto riguarda noi in particolare, chiaramente nella prima fase della pandemia è stato fondamentale quello di mantenere una governance salda e cercare di aiutare anche i nostri aderenti. Soprattutto nei mesi in cui i mercati chiaramente hanno subito la forte volatilità legata all'esplosione della pandemia, quindi attraverso comunicazioni per cercare di orientare anche quelle che erano, diciamo, e spiegare quello che era la situazione che si viveva sui mercati in quei momenti, perché chiaramente il fondo pensione poi si rivolge agli aderenti che appunto arrivano alla pensione e nonostante la situazione di mercato magari sono, diciamo, costretti a riscattare a volte le posizioni, quindi in questo senso abbiamo cercato di aiutarli soprattutto nel comprendere quella che era la situazione e nel caso anche a vedere qual era il momento migliore. Per evitare di prendere il picco di volatilità. A livello chiaramente, noi siamo un fondo, appunto il fondo della ceramica, siamo un fondo piccolo e anche dedicato, diciamo, a un settore ben specifico, radicato poi soprattutto in Emilia-Romagna e in particolare anche la nostra sede a Sassuolo, che è un po' particolare nel mondo dei fondi pensione, va in quella direzione. Noi avevamo anche uno sportello. In questo senso è stato importante, anche attraverso l'attivazione di nuovi canali, l'area dedicata online, cercare di essere vicino agli aderenti. È stato, diciamo, un momento di riflessione, che ci ha portato però e ci porterà anche fattori positivi che ci porteremo nel futuro, appunto come la possibilità intanto di lavorare in modo anche diverso e dall'altra parte di essere comunque vicini ai nostri aderenti. E vorrei sentire naturalmente anche Aldo Gentile come avete affrontato le sfide del 2020, ma come già abbiamo detto, alcune di queste sfide continuano a persistere purtroppo anche nel 2021. Sì, guardate, io dividerei più aspetti per il 2020, perché il 2020 è stato un anno veramente molto particolare, non solo per noi fondi di pensione, ma un po' per tutti, perché ha intaccato sia il nostro modo di vivere che, dal nostro punto di vista, anche il nostro modo di lavorare. Ecco, proprio dell'aspetto lavorativo, uno dei maggiori cambiamenti che è avvenuto quest'anno è stato quello dell'introduzione dello smart working, una forma di lavoro che fino ad oggi non era conosciuta, noi fondi pensione, oddio, se ne era solamente sentito parlare, ma effettivamente all'atto pratico non si era mai vissuto. Quindi questo è stato un primo step che abbiamo dovuto affrontare all'inizio della pandemia, e quindi oggi ci sentiamo molto più pronti eventualmente ad avere un nuovo mercato del lavoro anche in futuro. Questo per quanto riguarda l'aspetto operativo interno. Per quanto riguarda poi l'aspetto nei confronti dei nostri aderenti, il 2020 ha visto, da un punto di vista finanziario, un aspetto senza dubbio di panico nei primi mesi del 2020 con delle forti correzioni del mercato, però poi tutto sommato l'anno si è concluso in maniera positiva. C'è da dire che un aspetto fondamentale dal nostro punto di vista riguarda appunto i nostri iscritti. Noi ad oggi non abbiamo particolari ripercussioni sulla nostra platea di riferimento, questo perché
perché c'è tuttora in piedi il blocco dei licenziamenti, ma noi ci aspettiamo che quando esso cadrà di sicuro avremo un effetto su noi fondi pensione da un punto di vista delle uscite. Questo deve essere previsto da noi sia nelle nostre scelte che effettuiamo giorno per giorno lato investimenti, ma anche in ottica futura. Certo, non sappiamo quale potrà essere l'impatto perché non possiamo stimarlo a priori, però sappiamo che quando esso cadrà ci sarà un impatto che avrà delle ripercussioni importanti anche sul fondo. Carfizzi? Sì, anche per noi il 2020 è stato un anno molto particolare. Marzo, aprile e anche un po' maggio sono stati dei mesi abbastanza difficili. Abbiamo cercato di gestire, ovviamente sempre nell'ambito di quell'aspetto legato alla diversificazione a cui facevo riferimento prima, e quindi da un punto di vista finanziario abbiamo portato avanti un attento monitoraggio. Addirittura noi abbiamo al nostro interno un comitato finanziario, ogni settimana veniva convocato per fare il punto tutti assieme della situazione, quindi settimana per settimana, sapendo che convivendo allo stesso tempo, come diceva poco fa Gentile, con una realtà nuova a livello organizzativo dello smart working, per cui è stato un momento complesso, non soltanto per noi ovviamente, però per quanto riguarda la mia realtà ho dovuto, come dire, rimboccarmi le maniche e inventarmi tutto, perché si parlava prima di questo smart working, sapevamo che era uno strumento contrattuale utilizzabile, l'ho dovuto concretizzare e quindi farlo calare nella realtà di tutti i giorni non è stata una cosa semplice. Quindi momento difficile, però alla fine siamo riusciti comunque a portare dei risultati soddisfacenti e l'anno si è chiuso con grosse soddisfazioni rispetto a quelli che sembravano invece dei segnali molto molto preoccupanti della primavera appunto dell'anno. Ottimo. Elisa, ritorno naturalmente da lei, abbiamo dato comunque uno sguardo anche al passato, adesso guardiamo nel futuro, in tre punti, quali saranno i driver che condizioneranno lo stile di investimento nei prossimi mesi, insomma nei prossimi trimestri? Ok, allora direi che la prima cosa per noi è battere sto virus, quindi l'andamento, il proseguimento della campagna vaccinale sarà fondamentale anche per la ripresa economica. Lo vediamo, lo stiamo già vedendo negli Stati Uniti e in UK, dove effettivamente sono molto più avanti nella campagna vaccinale e le cose vanno decisamente meglio e la crescita c'è, i dati sono ottimi. In Europa ci vorrà un po' più di tempo, secondo noi, con quello che stiamo vedendo in questo momento pensiamo che nell'ultimo quarter si rivedranno i dati economici ricrescere come avremmo voluto, quindi si parla di decoupling, no? Del GDP, della crescita tra Stati Uniti ed Europa. Detto questo, noi siamo positivi sull'azionario per sia strategicamente che tatticamente, questo perché la crescita ci sarà e ci sono tutti gli stimoli di politica monetaria e fiscali da parte dei governi perché questo avvenga. Chiaramente da tenere da conto e guardare con attenzione l'inflazione, abbiamo visto che in marzo l'inflazione in febbraio è salita, soprattutto negli Stati Uniti ha portato un rialzo dei tassi, ma Powell ha detto, gentili signori, l'inflazione è comunque al di sotto dei nostri target, quindi ha fatto capire che fino al 2023, almeno per il momento, i tassi non li alzerà. Quindi noi siamo positivi assolutamente sull'azionario. Abbiamo visto un po' di rotazione tra growth, quindi settore growth e settore value, e questo lo stiamo facendo anche tatticamente sui nostri portafogli, stiamo premiando società che e comunque attivi value e che eventualmente siano dei trade li chiamano tecnicamente i gestori reflation trade. E guardiamo anche per questo le commodities, abbiamo visto che cosa ha fatto laddove possibile chiaramente dalle investment guidelines, che cosa hanno fatto le commodities in questo periodo, no? Teniamo presente che poi quando parliamo di commodities non c'è solo il petrolio, ma ci sono anche le commodities legate ad esempio alla transizione energetica.
E quindi direi questi sono i nostri temi. L'altro tema grande è la Cina, sia dal punto di vista obbligazionario che azionario, perché la Cina ha continuato a crescere per quanto riguarda le obbligazioni, è entrata negli indici, strutturalmente è il secondo mercato di governativi al mondo, però è molto sottopesato nei portafogli degli investitori istituzionali e anche delle banche centrali, quindi ci aspettiamo un po' che per la domanda, un po' perché effettivamente deve essere, è rappresentato nei benchmark, salirà tantissimo la domanda. E rendiamoci conto che anche con il cambio coperto un govis cinese offre il 3%, intorno al 3% di rendimento, cosa che è ben lontana dai nostri titoli di Stato europei, siano essi di paesi core che di paesi periferici. Ecco. Carfizzi, qual invece il suo parere per quanto concerne i driver, naturalmente per gli investimenti nei prossimi mesi, ma se vogliamo anche trimestri? Sì, allora, per me non cambia sostanzialmente nulla, perché, ripeto, la linea degli investimenti da me viene suddivisa in due tronconi, la parte finanziaria e la parte non finanziaria o decorrelata. La parte finanziaria presenta quelle che sono poi le caratteristiche di sempre, non me lo sono certamente inventato io, l'andamento altalenante tra la parte azionaria e la parte obbligazionaria. E quindi noi monitoreremo, come abbiamo sempre fatto, quelli che saranno i migliori percorsi da portare avanti. Ricordo al riguardo che noi sulla componente finanziaria abbiamo 11 gestori tra mandati attivi e mandati passivi ed abbiamo una ventina di investimenti diretti, i cosiddetti fondi liquidi. Quindi attento monitoraggio per prendere poi le decisioni opportune sia per riallineare o modificare o cambiare quelle che sono le linee in quel momento intraprese. Sulla componente invece non finanziaria o decorrelata, sempre più un'ampia diversificazione, perché ripeto, è lì che ci può essere cosiddetto valore aggiunto in termini poi di risultati globali, cercando, ripeto, di fare attenzione nel caso specifico anche a quelli che sono gli impatti sostenibili sull'economia e quindi i famosi fattori ESG. E naturalmente sentiamo anche Aldo Gentile e David Galliano per quanto concerne i driver, in quanto sono davvero importanti. Tendenzialmente noi, effettivamente, io vedo tre grandi tematiche nel futuro, nei prossimi mesi. Come diceva prima la dottoressa Ore, di sicuro l'aspetto più importante che riguardano tutti i mercati, ma guardiamo un po' tutti noi, è l'andamento della pandemia e soprattutto l'andamento della campagna vaccinale, perché esso è effettivamente il fattore principale. Più gente si riesce a vaccinare nel breve periodo, prima saremo fuori da questa pandemia, quindi prima riusciremo a vedere un ritorno alla normalità e alla luce. Questo senza dubbio è il grande tema del presente e del futuro immediato. Poi, dal mio punto di vista, ci sono altri due fattori molto importanti che riguarderanno il 2021. Non dimentichiamo che quest'anno ci sono anche le elezioni tedesche, che comunque avranno un impatto senza dubbio sul mercato europeo, anche perché la leadership tedesca è un po' quella che detta un po' la voce più in capitolo per quanto riguarda il mercato europeo. E poi l'altra grande tematica, che è un argomento di attualità effettivamente in questi giorni, è come verranno utilizzate le misure del recovery plan, perché in questa massiccia dose di liquidità che arriverà nei mercati europei deve essere ben spesa affinché si possano programmare le basi per una ripresa economica per i prossimi anni. Io parlo, penso, soprattutto per il nostro paese, questa è una sfida importantissima che deve essere assolutissimamente vinta, considerando anche che ci portiamo dietro un faldone di debito pubblico molto importante. Quindi riuscire a spendere bene queste risorse è senza dubbio, dal mio punto di vista, uno dei driver più importanti del futuro, soprattutto dell'Europa, ma soprattutto nostro italiano. Assolutamente sì, il Recovery Fund tra l'altro non è solo il progetto più importante dell'Italia ma dell'intera Unione Europea senza alcun dubbio e ben presto anche capiremo se il nuovo PNRR sarà tra virgolette almeno dignitoso quando presentato naturalmente alla Commissione Europea. Intanto sentiamo anche Galliano perché per esempio Gentile ha già aggiunto alcuni driver piuttosto importanti come appunto il Recovery Fund per quanto riguarda l'Europa, ma anche la partenza di Angela Merkel, il leader indiscusso almeno per il momento in Europa. Galliano, sentiamo anche i suoi driver. Sì,
Ma sono d'accordo, insomma, con quello che hanno detto i colleghi. Ecco, fondamentalmente, diciamo, nei prossimi mesi sicuramente molto si giocherà in base all'andamento della pandemia. Ecco, è chiaro che la cosa che sappiamo è che, diciamo, con recovery fund e misure espansive sicuramente ci sarà sostegno dalla parte, diciamo, di politica macroeconomica. Quindi, quello è un fattore che diciamo, ci può far vedere positivamente i prossimi mesi sui mercati finanziari. La domanda, secondo me, è diciamo, soprattutto nel medio termine, quali saranno poi gli effetti diciamo, appunto della pandemia che potrebbero portare, ad esempio, a diciamo, una riclassificazione anche dei settori dove poter estrarre valore dagli investimenti. Chiaramente abbiamo vissuto, diciamo, dei momenti che hanno cambiato proprio il nostro modo di vedere il lavoro e chiaramente ci sono società, ad esempio quelle dell'IT, che chiaramente ne hanno beneficiato, mentre ci sono settori, chiaramente come diceva anche la dottoressa Ori, che proprio per fattori pratici ne hanno risentito. Quindi nel medio termine, diciamo, secondo me la sfida sarà quella di monitorare appunto e di cogliere queste opportunità e credo che per i fondi pensione, come diceva anche il dottor Carfizzi, il fattore fondamentale sia quello della diversificazione per farsi trovare pronti in ogni situazione. Quindi giusto per capirci, perché per esempio per quanto riguarda il primo argomento sull'equilibrio appunto tra performance ma nello stesso tempo anche hedging, sarà sempre più difficile raggiungere questo equilibrio o meno? Beh, sicuramente diciamo, sarà un fattore da tenere presente. Chiaramente in quest'ottica anche gli investimenti in mercati decorrelati come il private equity, i private markets in generale, avranno un impatto per cercare di coprire poi il portafoglio da quelli che sono i macro rischi. Quindi in questo senso la diversificazione sicuramente è un fattore che su tutto il portafoglio degli investitori che come noi poi vivono momenti di breve termine, medio termine, ma poi hanno un obiettivo di lungo periodo, deve essere, diciamo, il fondamento della struttura dei nostri portafogli. Ecco, vorrei coinvolgere anche Aldo Gentile sul primo argomento, appunto questo equilibrio difficilissimo tra performance e in questo caso protezione dei nostri portafogli. Sì, senza dubbio l'elemento principale a cui dobbiamo guardare è quello, sì, come ha detto il mio predecessore, quello della diversificazione del portafoglio, perché più riusciamo a diversificare, più tendenzialmente dovremo riuscire a portare il portafoglio sulla frontiera efficiente e più ne trarremo beneficio sia dal lato delle performance che dal lato del rischio. Come detto in precedenza, noi siamo un fondo pensione, quindi l'elemento rischio per noi è particolarmente importante. Non dico l'aspetto principale, ma quasi. Detto questo, noi come fondi pensione dobbiamo tutelare di sicuro il rischio per il nostro aderente, ma poi dobbiamo portare delle performance. Queste performance possono arrivare con una maggiore diversificazione, aprendo a mercati alternativi, FIA chiusi, alternativi o decorrelati. Questo lo si fa cercando di implementare questa fetta di portafoglio. Noi ad oggi abbiamo implementato questa fetta di portafoglio, ma è ancora piccola all'interno della nostra asset class. Ma diciamo che questo è l'elemento, dal mio punto di vista, che dovrebbe essere seguito anche in futuro, cioè quello di aumentare la diversificazione con asset class che ormai sono consolidate come questa qui, cercando di portare maggiori benefici sotto entrambi i punti di vista, quindi sia l'elemento del rischio che quello delle performance. Anche perché, come sappiamo ormai tutti, la componente obbligazionaria, tranne veniva detto dalla dottoressa Ori precedentemente, c'è un mercato da esplorare che è quello dei mercati emergenti, dei bond dei mercati emergenti, cui noi investitori siamo ancora poco
poco aperti, i bond tradizionali che noi abbiamo attualmente in portafoglio possono essere degli elementi che di sicuro tutelano il rischio del portafoglio, ma ad oggi portano pochissimi rendimenti, quindi o apriamo la nostra visione su altre tipologie di investimenti oppure ci troviamo ancorati a bassi rendimenti, quindi è un aspetto importante cercare di cogliere più opportunità possibili. In questi ultimi istanti, brevemente, chiedo naturalmente a tutti di, per i nostri telespettatori, naturalmente, di raccontarci la vostra realtà e soprattutto a chi vi rivolgete. In questo caso vorrei partire dal dottor Carfizzi. Sì, allora, con piacere rappresento il Fondo Pensione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, nonché Casse Rurali Artigiane. Quindi parliamo di un fondo chiuso che abbraccia 31.700 iscritti circa, io aggiungo 31.700 famiglie perché abbiamo la possibilità anche di accogliere i cosiddetti soggetti familiari fiscalmente a carico. E patrimonio, parliamo a 31/12/2020 di circa 2 miliardi e 700 milioni, ampia diversificazione, come ho già rappresentato in diverse occasioni, ovvero sia c'è una grossa fetta sul mercato finanziario in gestione, una altrettanto come dire, importante fetta anche sulla parte diretta, e poi c'è questa componente di 500-600 milioni, perché ripeto abbiamo dei limiti normativi da rispettare, quindi 500-600 milioni circa investiti nella componente decorrelata. E l'anno scorso, nel 2020, siamo stati tra i primi a pubblicare il primo bilancio di sostenibilità, ci apprestiamo quest'anno a pubblicare il secondo bilancio di sostenibilità, con grosso sacrificio, con grosse difficoltà per il discorso che facevo prima, ovvero sia che non tutte le nostre controparti sono allineate nel recepimento di quelli che sono i principi contabili, per esempio del PRI, che noi abbiamo adottato già da un po' di tempo. Questo è quanto. È gentile? Sì, noi siamo il Fondo Pensione Complementare Nazionale delle Aziende Grafiche Affini, Editoriali e l'industria della carta e del cartone e anche del settore delle telecomunicazioni. Raggruppiamo una fetta importante e grossa e diversificata di aziende sottostanti. Il fondo e tutti coloro che hanno queste tipologie di contratti possono aderire al fondo Biblos, come anche riportato all'interno della nostra documentazione sul sito, nella nota informativa. Il fondo nasce nel 1998, ormai abbiamo 20 anni di storia. Il fondo ad oggi ha 38.000 iscritti circa, con un patrimonio di 940 milioni, suddiviso in tre offerte di investimento che offriamo ai nostri gestori, che sono coperto, garantito, bilanciato e dinamico, con tre diversi profili di rischio e rendimento. Il comparto garantito, appunto, ha un profilo di rischio basso, viene garantito capitale versato da ogni singolo aderente, ha una componente prettamente obbligazionaria con una piccola parte azionaria. Per un comparto bilanciato, un profilo di rischio medio, con 65% investito in obbligazioni e 35% in azioni, poi il comparto dinamico con profilo di rischio medio-alto, con 60% investito in azioni e 40% investito in obbligazioni. Il fondo, come dicevo in precedenza, ha aperto ormai da un po' di tempo anche la gestione degli investimenti alternativi dal 2017. Ad oggi abbiamo 45 milioni investiti in questa asset class, di cui gli ultimi di recentissima sottoscrizione, e di essi 4 fanno riferimento al mercato del private debt, prettamente italiano, uno paneuropeo, e uno invece fa riferimento al mercato dell'equity. Gli altri investimenti sono da noi gestiti tramite dei mandati di gestione delegati, con differenza tra mandati a benchmark o mandati total return, ma ad ogni modo sono prettamente investiti tramite mandati di gestione. Il fondo, come dicevo in precedenza, il nostro obiettivo è quello di avere una maggior diversificazione possibile, cercare di avere i nostri portafogli sempre il più vicino possibile a quella frontiera efficiente che è sinonimo di efficienza di rischio e rendimento, appunto, per i nostri aderenti. Per far questo, appunto, abbiamo aperto
delle nuove asset class come quelle delle alternative ormai da 4 anni, e pensiamo e puntiamo che questa sia un po' l'asset class da portare avanti per i prossimi anni, per cercare di avere un maggior rendimento per i nostri iscritti, comunque cercando di ridurre il rischio del portafoglio grazie all'effetto diversificazione. Che è davvero un task, possiamo dire, difficile. Intanto sentiamo anche David Galliano. Sì, noi siamo il fondo pensione dell'industria ceramica e dei materiali refrattari, quindi diciamo un settore molto specifico. Siamo un fondo di medio-piccole dimensioni, abbiamo circa 520 milioni di AUM per una platea di 13.000 iscritti. Quindi siamo un fondo diciamo piccolino anche a livello di appunto di aderenti di riferimento e diciamo l'ottica è quella proprio di essere molto vicino appunto ai nostri aderenti sia come sede, come dicevo prima, siamo a Sassuolo, essendo poi questo settore merceologico molto concentrato in Emilia-Romagna, in particolare appunto in questo distretto. Noi abbiamo fondamentalmente 3 linee di investimento che offriamo ai nostri aderenti, diciamo il comparto garantito che è quello più sicuro per poi passare al comparto bilanciato e quello dinamico. Anche noi ci siamo aperti in particolare con un'iniziativa consortile insieme ad altri 4 fondi, abbiamo aderito al progetto IRIDE per gli investimenti nel private equity proprio con l'ottica di insomma, di diversificare il portafoglio, come dicevamo prima, su asset class che in futuro potrebbero avere diciamo, profili rischio-rendimenti interessanti per i nostri aderenti, anche con l'idea di sostenere quella che è l'economia reale, avendo poi diciamo, il mandato. Noi, la nostra è una gestione indiretta, quindi non gestiamo direttamente il portafoglio, ma lo facciamo tramite un GEFIA, quindi un gestore che gestisce appunto questa tipologia di investimenti per noi e che ci permette insomma di avere una diversificazione ampia anche in termini di fondi alternativi che andiamo a selezionare. E naturalmente in questi ultimi istanti della nostra diretta e della nostra tavola rotonda, chiedo se Elisa Ori vorrebbe aggiungere qualcosa. No, direi di no. Magari direi anch'io 2 parole su BNP Paribas Asset Certo, Management, che è la prego. società di gestione del gruppo BNP Paribas, una delle banche più grandi in Europa. Per quanto ci riguarda, siamo in Italia da oltre 20 anni con la gestione istituzionale e gestiamo globalmente poco meno di 500 miliardi, e la maggior parte dei quali per clientela esterna al gruppo. Questo è molto importante perché, nonostante essendo un gruppo così grosso, è una delle cose che ci caratterizza. I nostri clienti sono per l'80% clienti che non hanno a che fare con il gruppo e una buona parte di questi sono clienti istituzionali. Gestiamo tutte le classi d'attivo, siamo nati con una vocazione e un DNA fixed income che però adesso rappresentano poco meno del 50% perché spaziamo appunto in tutte le classi. Niente, non mi sento di dire altro perché non è forse il contesto, ecco comunque. È stato un piacere, grazie ancora a tutti. Va bene, grazie mille a voi. Naturalmente, ci aggiorniamo durante il nostro prossimo evento. Intanto ringrazio i nostri panelist, Elisa Ori, Head of Wholesale and Institutional Sales BNP Paribas, Sergio Carfizzi, Direttore Generale Fondo Pensione BCC, Aldo Gentile, Funzione Finanza Biblos e David Galliano, Direttore Generale Foncer. Grazie mille per essere stati con noi e alla prossima. Grazie a Arrivederci, voi, grazie. grazie, buona giornata. E voi invece rimanete con noi perché ci prendiamo brevissima pausa pubblicitaria, ma segue Rush Hour, l'apertura di Wall Street, Dow in rialzo del 200 punti in preapertura. Non solo, c'è un motivo molto particolare, vendite al dettaglio mese su mese, più 10%, ben sopra le stime insieme alle trimestrali bancarie veramente, veramente forti e naturalmente parleremo di tutte le storie societarie a Rush Hour, rimanete con noi, a tra poco.